Nuova puntata di recensione più doppiaggio, la serie dove recensisco delle cose e poi il venerdì porto il doppiaggio di queste cose. Qualche cazzata di Natale, magari ci roviniamo qualche bel classico tipo il Grinch e Christmas Carol, esattamente parlo proprio di questo. Io giudico in base a tre cose: trama, personaggi e obiettivo. Stilo un voto per queste tre cose, poi metto insieme e faccio la media. Bene, per quanto riguarda Christmas Carol, non lo farò. Darò un voto adesso, esattamente a cazzo di cane, perché mi ha fatto talmente cagare, e lo sapete, mi sono visto la peggio merda, ma questo mi ha fatto veramente cagare, che ho tolto dopo 10 minuti. Per me è stata veramente una cazzata più totale, naturalmente fatto da Netflix, in cui fra un po' vedremo probabilmente Hitler che se ne va a passeggiare con gente nera e asiatica. 10 minuti, il mio punto di vista oggettivo non può essere chissà quanto loquace, perché sono solo 10 minuti. Il punto di vista soggettivo invece può esserlo. E vi dirò che secondo me è una cagata colossale con un po' di spruzzata di vomito pisciato. Quindi, parliamo invece del Grinch, che posso dire si è salvato un po', perché ok, non è come quello che conosciamo tutti degli anni 90, che è bellissimo, Jim Carrey, spettacolare, uno dei miei, cioè anzi, il mio film preferito di Natale. Non è così cagata, dai, cioè, parliamo, e questa volta faccio trama. La trama è diversa da quello là, che sappiamo non essere comunque originale, perché quello originale è un corto animato degli anni 50-60, non mi ricordo molto bene, comunque... per noi il più iconico è quello degli anni 90. Tutta un'altra cosa. Perché qui sì, il Grinch odia il Natale, ma non incontra assolutamente la ragazzina quasi mai. Non succedono molte cose che nel quello degli anni 90 succedono. E poi alla fine lui, diciamo che... Non ha contatti proprio con... ce n'ha solo uno con la gente del villaggio. Però così, random, dopo un po' dice basta, mi sono rotto il cazzo, andiamo lì, mi fingo Babbo Natale e rubo i regali. Così gli porto via. E vabbè, e fino a qui ci sta. E piccola cosa che mi ha dato un po' fastidio, anche se a dire da solo perché sono... misogino. Andiamo avanti. Invece quello che mi ha dato più fastidio, perché questa è la parte che si salva, è la bambina, che in tutto il tempo, siccome ce l'hanno messa ma non aveva più senso in quanto non incontrà il Grinch mai, solo una volta, due, gli fanno fare che praticamente lei, essendo figlia di una mamma single, vuole andare da Babbo Natale e chiedergli se si tromba la mamma, allevia i problemi della madre, che comunque, beh, se la cava un po' malaccio, perché comunque sta da sola, e poi per di più qui ha anche due fratelli più piccoli e tutto il resto, e quindi lei vuole catturare Babbo Natale. Vabbè, comunque alla fine succede la stessa cosa che succede nel Grinch degli anni 90 più o meno. E probabilmente qua il Grinch diventerà il papino. Però vabbè, comunque, devo dire, ci sta. Ci sono state delle parti del doppiaggio che non mi hanno fatto molto bene. Però da quel che so mi pare che è stato il figlio di Gasman a doppiare il Grinch. E a me ha dato un po' fastidio più che altro perché... non ce lo vedo, non perché non è stato bravo abbastanza, insomma, per non essere un doppiatore, però, cioè, secondo me la voce non c'entra un cazzo, c'era bisogno di una voce più chiara, lui è troppo... e quindi non ce l'ho visto, cioè, ok che c'ha 170 anni il Grinch qui, però, vaffanculo. Comunque, andiamo avanti, la trama gli do un 6, perché comunque, dai, non è una merda, a me... piaciuto, cioè carino, tutto il resto. Personaggi. Che cazzo devo dire? Grinch e la ragazzina? Il Grinch, ok, è stato fatto bene.
Ah, una cosa che posso dire che non si può mettere da nessuna parte sono le musiche. Le musiche sono veramente fighe. Quindi metterò un voto in più ai personaggi solo per questo. Perché i personaggi alla fine sono due. Il Grinch e la ragazzina. La ragazzina, secondo me, è stata fatta di merda. E il Grinch... Ci sono delle cose un po' repentine che fa, però essendo pazzo possono essere giustificabili, quindi... Dai, un 6 pure qua. Compreso il voto in più della... della musica. Andiamo avanti. L'obiettivo, secondo me, era portare un nuovo Grinch che piacesse come, o più o meno... almeno quasi quanto quello degli anni 90. Non ci sono riusciti manco per il cazzo, perché comunque, cioè, parliamone, non c'è storia, non c'è proprio storia per quanto riguarda trama, personaggi, interpretazione, tutto il resto. Non prendetemela, cioè non prendetevela con me per quanto riguarda il fatto che sia un'animazione, perché io amo l'animazione. L'animazione può essere molto più toccante anche di un attore vero delle volte, dipende da come è fatta. E quindi non prendetevela con me dicendo ah, perché solo perché è cartone. No, assolutamente no. Questo è perché è Jim Carrey. forse è proprio questo. Comunque, come obiettivo, quindi gli do un 4, perché non si merita chissà che di più. Mi dispiace dargli un voto negativo e facciamo finta che dai il voto in più della musica, glielo do qua. Il voto finale è un 6, dai, il voto finale è un 6 perché non è una merda. Cioè, comunque, se siete dei bambini e state a casa perché non c'è scuola e non avete un cazzo da fare, è carino, guardatevelo. Non c'è nulla di male, non mi sento di dargli né cose in più né cose in meno, la sufficienza, ci sta. Quindi ci vediamo venerdì, anzi, ci vediamo a cazzo di cane perché devo recuperare i video che non ho fatto durante le vacanze. E appena esce, insomma. Quindi appena esce il doppiaggio del Grinch, doppio il Grinch.